Un saluto a tutti gli amici di Doppio Binario. Come accennato in apertura, la puntata di oggi riguarderà la formazione degli uffici legali, come è cambiata la formazione appunto degli uffici legali nell'attuale contesto pandemico e quali novità normative. Lo faremo con i nostri ospiti in collegamento. Inizio con salutare l'avvocato Nicolò Pallesi, General Counsel di Ferretti Group. Ben arrivato tra noi. Buonasera Simone, grazie. Grazie a lei. Dunque, io inizierei subito con lei a farle appunto un paio di domande. Innanzitutto, come è cambiata appunto l'attività di formazione del vostro ufficio legale, tenendo conto di quello che è appunto questo particolare contesto storico dettato dai cambiamenti che ci sono stati a causa proprio della pandemia? Diciamo è stata una sfida, perché ha colto di sorpresa tutti, compresi noi General Counsel, oltre che avvocati, per cui la formazione si è dovuta reinventare sostanzialmente. Come si è reinventata? Beh, un utilizzo sempre maggiore delle piattaforme digital, come ad esempio LinkedIn o attraverso dei webinar in cui gli studi legali si sono molto attivati anche per garantire la formazione di colleghi attraverso appunto dei webinar e delle lezioni online. Questo è stato certamente utile perché un avvocato interno, essendo strettamente a contatto con il business, deve essere sempre e comunque aggiornato delle novità legislative. Contrariamente a prima, dove si poteva andare in presenza e avere uno scambio con i colleghi, questo scambio si è dovuto fare digitalmente. Ha avuto un impatto certamente, lo stato della digitazione del paese, che ha avuto non poche difficoltà, però diciamo che da questo punto di vista, almeno parlo per quanto riguarda la mia azienda, siamo riusciti a reinventare una modalità di formazione virtuale che comunque ha garantito di poter continuare quella che era la formazione precedente, fatta però di partecipazione a convegni fisici e uno scambio anche umano di rapporti con i colleghi. Certamente all'interno della formazione uno degli aspetti più significativi è stato quello della forza maggiore, che è sicuramente una delle cause che ha maggiormente coinvolto a causa della pandemia l'attività, diciamo, di assistenza legale al business. Però questo magari lo affrontiamo in una domanda su quali sono state le sfide principali del General Counsel in questa epoca di pandemia. Per quanto riguarda la formazione, devo dire che è stata una sfida, sì, ma oserei dire, almeno per quanto riguarda Ferretti, vinta attraverso la possibilità di continuare con la formazione nonostante quello che è successo a livello globale, ecco. La ringrazio. Allora, avvocato Pallesi, dunque, un po' mi ha anticipato la domanda successiva che infatti stavo per farle. Quali sono appunto le tematiche, le nuove sfide per il vostro ufficio legale? Beh, ce ne sono molte di sfide. Diciamo, principalmente io utilizzo con i miei collaboratori due termini principali che sono l'ufficio legale in questi tempi bisogna puntare sulla sostenibilità e sulla digitalizzazione dell'ufficio legale. Questo perché sostenibilità è un termine che è venuto fuori molto spesso, soprattutto negli ultimi tempi. E questo ha comportato anche un po' un cambiamento della figura dei legali interni, perché attraverso questa situazione mondiale che si è venuta a verificare, l'ufficio legale è stato un po' il destinatario di tutto quello che le altre funzioni aziendali non erano in grado di affrontare o domande alle quali non sapevano rispondere, che esulavano anche da temi prettamente legali. Appunto, cosa succede efficientando i processi, ovvero la sostenibilità, il bilancio di sostenibilità delle aziende, che cosa significa? Quindi tutti i temi che hanno avuto come conseguenza un allargamento delle competenze di noi legali interni,
per renderci non solo, magari come eravamo considerati in precedenza, delle funzioni di supporto, ma dei veri e propri business partners in questo senso, e quindi non limitare le competenze dei general counsel, ma questo vale anche per i miei collaboratori, dei legali interni, meramente ad aspetti legali, ma abbracciare delle tematiche ben più ampie e ben più difficili, cercando quindi di fornire una consulenza legale a 360 gradi, diciamo. Avvocato Pallesi, la ringrazio. La ringrazio Prego. per il suo intervento e la saluto. Quindi saluto l'avvocato, ricordiamo, Niccolò Pallesi, General Counsel di Ferretti Group. Grazie ancora per il suo interessante contributo nella puntata di oggi. Grazie a lei. Bene, e io passo invece la parola al secondo ospite in collegamento, l'avvocato Padovani, che è qui con noi. Grazie, buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio. Dunque, che importanza ha assunto l'attività di formazione degli uffici legali in quest'ultimo anno? Certamente la situazione globale di pandemia e di emergenza sanitaria ha rappresentato un vero e proprio banco di prova, non solo per la tenuta dei sistemi 231, quindi per i modelli di organizzazione, gestione e controllo, ma anche proprio per la gestione di un rischio totalmente imprevedibile, non mappato ovviamente dai modelli, che ha comportato un'attivazione importante di una formazione a tappeto degli uffici legali e della comunità lavorativa rispetto a come gestire i rischi diretti ed indiretti legati alla pandemia e soprattutto una formazione calibrata a come gestire, per così dire, l'imprevedibile, cioè a come la comunità lavorativa e quindi a come il sistema 231 debba reagire di fronte all'emergenza, ad un'emergenza appunto neanche è collegata alla tipologia di attività economica di una determinata realtà aziendale. Quindi è stata un'importanza capitale, direi, la formazione. Ecco, quali sono però a questo punto i nuovi temi su cui appunto le aziende dovrebbero investire proprio nell'attività di formazione? Ritengo, come dicevo poc'anzi, che il primo tema sia un'educazione della comunità lavorativa attraverso la formazione alla gestione degli stessi, come dire, protocolli di prevenzione dei reati presupposti previsti dal modello di ogni azienda, di gestione in chiave di emergenza e quindi formare sul tema della tracciabilità delle decisioni assunte in una situazione di emergenza, sulla tracciabilità delle ragioni per le quali, data una situazione di emergenza, ci possa essere un discostamento da un determinato, protocollo. Pensiamo ad esempio alla scelta dei fornitori per i dispositivi di protezione individuale, che in uno stato congestionato come quello pandemico poteva certamente non passare da tutti i passaggi che normalmente un protocollo prevede per l'accreditamento e la selezione del fornitore. Ma non dimentichiamo che in tempo di pandemia, che il tempo della pandemia ha segnato anche l'introduzione di nuovi reati presupposti, tra i quali i reati tributari. E quindi certamente la formazione deve riguardare anche questi nuovi reati presupposto. Passiamo. Oltre, mi scusi, Sì. c'è cioè un'ultima chiosa, anche una formazione attenta sulle modalità di utilizzo dei sistemi informatici, al cui ricorso si è fatto proprio per anche la situazione di smart working che alcune aziende stanno vivendo ancora oggi, al 100% delle proprie, popolazioni lavorative. Ecco, io invece volevo passare un attimo a parlare della disciplina del whistleblowing, che è Sì? tanto amata da voi penalisti, se vogliamo. Quale importanza riveste questa disciplina nell'attività di formazione degli studi legali? È un'importanza centrale perché ricordiamo che per le aziende che sono dotate di un modello 231, l'inserimento di canali di whistleblowing con le caratteristiche dettate dal decreto legislativo 231 del 2001 è obbligatoria, così come è obbligatoria la diffusione
di questa disciplina di whistleblowing, e quindi la formazione è appunto il canale che consente alla comunità lavorativa nel suo complesso di conoscere i canali di segnalazione, i contenuti della segnalazione. E soprattutto, come dire, la formazione è il canale che permette alla comunità lavorativa di avere una grande consapevolezza circa l'assoluto anonimato che le segnalazioni devono avere e di cui in generale deve essere investito l'intero processo di analisi delle segnalazioni e di trattazione delle segnalazioni. Quindi la formazione è indispensabile. A proposito appunto di segnalazione, in che modo a suo avviso andrebbe implementata l'attività di segnalazione a tutela della società? Io credo che una buona leva sia la conduzione delle sessioni di formazione dedicate al whistleblowing da parte dell'organismo di vigilanza. Questo soprattutto in quelle realtà aziendali dove è proprio l'organismo di vigilanza ad essere il destinatario dei canali di segnalazione. Vede, l'organismo di vigilanza rispetto al whistleblowing, anzi mi viene da dire proprio con la cristallizzazione normativa del whistleblowing, è divenuto sempre di più un vero e proprio mediatore culturale tra il sistema giuridico 231 e il linguaggio, la realtà aziendale, quindi tra il linguaggio manageriale. Questa forma, questo modo di essere dell'organismo di vigilanza, mediatore culturale, è ancora più importante proprio per il sistema delle segnalazioni ed il fatto che i partecipanti alla formazione vedano, conoscano dal vivo l'organismo di vigilanza, che ripeto in alcuni casi coincide con il soggetto che poi tratterà una determinata segnalazione, dà una grande fiducia alla comunità lavorativa. Dà oltretutto una grande consapevolezza rispetto alla importanza di segnalare come atto di professionalità e non certo come delazione dolosa o colposa. La ringrazio, avvocato Padovani. Vuole salutare, ecco, così poi ci collegheremo per la seconda parte. Io la ringrazio per il suo Grazie. intervento, grazie a lei. Grazie a voi come sempre. Io invito dunque i nostri amici di Doppio Binario di restare collegati sulle fonti TV, in quanto, come sapete, la puntata non termina qui, pochi minuti di pubblicità e rientreremo in studio con la seconda parte di Doppio Binario con Gabriele Ventura e i suoi ospiti. A tra poco!